Introduzione al canzoniere. Parliamo allora del capolavoro di Francesco Petrarca. Ecco, abbiamo detto che tra il 1320 e il 1326 si trova a Bologna e incomincia a conoscere la poesia volgare e a scrivere delle poesie in volgare sulla scorta di queste sue prime conoscenze, eccetera. E quindi queste poesie confluiranno nel canzoniere e quindi le prime poesie in volgare che lui scrive, che saranno inserite nel canzoniere, risalgono agli anni 20, quando era giovane, giovanissimo. Le ultime le scrive quasi in punto di morte, nel 74 ancora rivede per l'ultima volta il canzoniere, quindi praticamente il canzoniere è l'opera di tutta una vita, cioè per tutta una vita va a scrivere poesie, a inserirle nel canzoniere e a raccoglierle in questo testo che noi appunto conosciamo con questo nome ormai consolidato di canzoniere, anche se lui aveva dato altri nomi a questo lavoro. Ci sono state 9 redazioni addirittura di questo canzoniere, l'una successiva all'altra. Sono tutti dei lavori in corso, prima di arrivare alla stesura definitiva, dicevamo che è proprio quella dell'anno della sua morte. Ebbene, nel canzoniere ci sono 366 poesie. 366, come l'anno bisestile, no? Anno bisesto, anno molesto. A questo punto vorrei. No, ecco. A questo punto volevo dirvi della numerologia di Petrarca. Se le opere di Dante erano tutte segnate dal 3 e dal 9, le opere di Petrarca sono segnate dal 6. E il 6 è il numero del diavolo. È il numero della tentazione, no? Cioè, lui, come dire quindi che mentre per Dante la letteratura è manifestazione di Dio, Dio è trino, Dio è tre, trino vuol dire trino, cioè tre persone, una sola natura per i cristiani. È il 9, il 3 per 3 è l'epifania, cioè la manifestazione massima di Dio, no? Invece il 6, dicevamo, è il numero del diavolo, quindi della tentazione. Qui si sente sottoposto Petrarca. Va bene, adesso però dicevamo quindi che concepisce la sua opera come una raccolta di frammenti. Rerum vulgarium fragmenta, frammenti di cose volgari. Questo è il titolo che lui aveva dato a quest'opera, non canzoniere. Libro di frammenti. Riflessioni poetiche scritte in lingua volgare. Queste sono le intenzioni dell'autore, un significato emblematico. Petrarca ricorre a un'etichetta apparentemente dimessa e paradossale, i frammenti. Si tratta di frammenti, dicevamo. Le sue poesie, insomma, sono frammentarie così come frammentare la sua vita. La sua vicenda esistenziale è disgregata. Può essere condotta però ad unità attraverso la letteratura. La letteratura, quindi il canzoniere, la raccolta in cui tutta quanta la sua esperienza trova posto. Ecco, diciamo che lui non può scrivere, non scrive un poema. Sì, aveva provato a scrivere un poema celebrando la grandezza di Roma, l'Africa, un poema un po' pomposo e che lui credeva fosse così tanto importante, ma in realtà poi sarà ricordato per il canzoniere, insomma, non per il poema dell'Africa. Si vede invece in maniera molto più immediata l'uomo appunto in questa raccolta di poesie. Il canzoniere può essere letto a 3 livelli. Anzitutto, il canzoniere è la storia di un amore per Laura. E infatti, come vedremo, leggeremo, insomma, tra le prime poesie ci sono gli primi incontri con Laura, quello per esempio del 6 aprile del 1327, eccetera, no? E poi mano a mano come prosegue questo amore tra momenti di vicinanza e momenti di lontananza, fino al momento in cui Laura muore, tant'è vero che le poesie del canzoniere si dividono in poesie in vita di Laura e poesie in morte di Laura. Ma il canzoniere è anche la storia di un'anima.
nel senso che le poesie non sono messe a caso, no? Ma rappresentano un percorso morale, un percorso esistenziale, no? Attraverso il quale, insomma, Petrarca alla fine esce purificato. Sì, è stato molto doloroso, è stata una sofferenza, questo amore per Laura non corrisposto, è stato un amore che ha portato molta sofferenza, sia quando lei era viva, appunto perché dicevamo che comunque non era corrisposto questo amore, sia quando è morto, per il ricordo di lei, quando è morta per il ricordo di lei. Poi però tutto questo ha portato Petrarca ad una maturità, ad una purificazione, al desiderio di elevarsi, al ruolo di giudice del mondo, fino alle aspirazioni ascetiche, no? Che ci sono, abbiamo detto, nella sua esperienza, nella sua vita, no? E quindi poesie di stampo più religioso si trovano nell'ultima parte del canzoniere, fino alla fine, proprio la poesia finale, la canzone dedicata a Maria, quindi alla Vergine. Ma è anche importante il livello di lettura della storia dell'opera, abbiamo già detto quindi la difficoltà nella stesura, e la celebrazione della poesia stessa. Quindi abbiamo detto che lui ama la letteratura, e lo si vede questo attraverso il canzoniere, nel senso che qua si intuisce proprio l'amore per la poesia. La scrittura poetica appare a Petrarca come l'unico strumento che consente all'uomo di capire se stesso e la realtà che lo circonda. La struttura simbolica dell'opera. Ecco, le poesie non sono in ordine di composizione, ma sono messe insieme appunto per creare questi percorsi di cui abbiamo parlato prima, per tematica. Ad esempio, i Canti dei Leopardi, vedremo l'anno prossimo, o meglio, fra 2 anni, sono ordinati per anno di composizione, no? Invece, le poesie del canzoniere, no, lui può mettere prima magari una poesia, ad esempio la poesia proemiale, non l'ha fatta per prima, la poesia numero 1 del canzoniere l'ha fatta dopo, proprio perché fosse proemio del canzoniere. Non segue neanche lo schema della struttura metrica. Ad esempio, Catullo, quando aveva scritto le sue poesie, poi l'aveva ordinato nel suo libro, in base alla metrica. Invece Petrarca no, e quindi alterna canzoni, sonetti, ballate, ecco, in un modo piuttosto libero. Questa è l'organizzazione dei testi, il senso dell'opera. Ecco, l'amore per Laura. Dicevamo che, quindi sicuramente la tematica dell'amore per Laura è fondamentale in questo libro. Lui gioca anche sulla parola. Spesso, infatti, sono accostate la parola Lauro e Laura. Quindi Lauro è la loro, e Laura invece è lei. Come dire quindi che Petrarca ama sia la donna, Laura, sia la poesia, Lauro. L'alloro, infatti, era la pianta con la quale, insomma, venivano incoronati i poeti. E lui stesso fu incoronato, vi ricordate, nel 1340 a Roma. Ma la poesia è inafferrabile, incompleta, indicibile, inefficace, esattamente com'è l'amore per Laura. Anche la poesia non dà soddisfazione, e quindi l'inquietudine dell'animo di Petrarca non trova appagamento, comunque. Poi c'è l'altro gioco di parole fra Laura senza apostrofo e Laura con l'apostrofo, no? Che Laura con l'apostrofo sarebbe l'aria. La tematica della vanità. Ecco, nel senso che lui riconosce, ecco, vedremo appunto questo sonetto premiale, riconosce che i beni terreni sono inutili, sono vani, sono passeggeri, sono effimeri. Il canzoniere è la storia di un'anima a metà fra stati fisici e psichici opposti. L'inquietudine, i contrasti religiosi e morali sono tutti presenti appunto nel canzoniere di Petrarca. Ecco, la prima parte, quella in vita di Laura, occupa i primi 263 componimenti, dal primo al 263. Ecco, è la passione amorosa per Laura, sono le poesie in vita di Laura. Tuttavia, in questa parte sono presenti anche dei testi di politica, come Italia mia, in cui Petrarca
parla della pace e prospetta la pace ai signori italiani, o Spirito Gentil, che viene invece dedicata a Cola di Rienzo, e altre poesie sull'amicizia, sulla natura, sulla bellezza del paesaggio, il paesaggio di Valchiusa, sul valore dell'amicizia, condanna la decadenza morale e civile invece della curia avignonese, si scaglia Fiamma del Ciel contro appunto la Babilonia moderna che è Avignone, no? Che è avida, perché appunto c'era questa curia insomma avignonese che era caratterizzata proprio da una decadenza morale e civile. Poi abbiamo la poesia numero 264, che rappresenta il passaggio dalle rime in vita di Laura alle rime in morte di Laura, dove abbiamo appunto questa, così come avviene anche nelle molte altre opere di Petrarca nell'ultima fase della sua vita, abbiamo questa maggiore attenzione agli aspetti morali, religiosi, ai sentimenti più alti e nobili. Una volta che si è liberato in un certo senso da questa passione, perché comunque Laura è morta, può dedicare tutto se stesso, l'anima insomma si dedica tutta quanta a Dio, alla giustizia, al bene, alla verità e anche alla poesia. C'è la centralità dell'amore come tematica fondamentale, tuttavia alla fine Petrarca ammette che solo nel sentimento religioso si può trovare pace. Il dissidio interiore fra i valori terreni e i valori spirituali si conclude col prevalere della remissione, dell'umiliazione di fronte a Dio, del riconoscimento del proprio peccato. Ecco il sentimento religioso fondamentale, diciamo, nell'ultima parte del canzoniere. Quindi, dal primo al 263, In vita di Laura. Dal 264 al 366, In morte di Laura. Ecco, il testo delle Confessioni di Sant'Agostino ha ispirato il canzoniere di Petrarca. Come le Confessioni di Sant'Agostino, c'è una specie di percorso, c'è una successione delle vicende che rappresentano la storia di un percorso morale, dalla giovinezza un po' scapestrata e mondana, alla maturità invece più riflessiva e moraleggiante. Ecco, dicevamo quindi, un altro punto di riferimento è Guittone d'Arezzo. Guittone d'Arezzo è uno dei poeti, noi li abbiamo chiamati tosco-emiliani, che si era dedicato molto anche agli aspetti morali, religiosi, cioè molte delle sue poesie erano di carattere autobiografico, ma con questa centratura morale, religiosa, eccetera. E quindi aveva raccolto le sue poesie non secondo un criterio cronologico e metrico, ma anche Dante, nella Vita Nova, riprende alcune sue poesie e le risistema non in base al momento in cui le ha scritte, no? Ma facendo un percorso, che è quello appunto della Vita Nova. Cioè, anche nella Vita Nova, vi ricordate, c'era la prima parte delle poesie quando Beatrice era ancora viva, e invece nella seconda parte da quando Beatrice era morta. E questa è una grande analogia fra la Vita Nova e Canzoniere. Solo che quello era un prosimetron, e cioè c'erano i commenti alle poesie, in prosa. Invece nel Canzoniere di Petrarca ci sono solamente le poesie senza i commenti. In sostanza, il Canzoniere di Petrarca può essere considerato come un primo grande romanzo autobiografico moderno, in versi però, ecco, scritto appunto in poesia. Ma lui ha davvero smesso di amare Laura e di amare anche la gloria poetica? In generale, ha smesso davvero Francesco Petrarca, una volta che Laura è morta, di agognare e desiderare i piaceri e i beni terreni? Su questo dobbiamo leggere questo testo, che è tratto dalla famosa lettera all'amico Dionigi da Borgo Sansepolcro. Non amo più ciò che solevo amare, ma non dico il vero, l'amo, ma meno. Ecco, attenzione, all'amico dice, io vado in giro a dire che non amo più quello che ero solito amare, cioè abbiamo detto l'amore cortese, l'amore di Laura, la gloria, i piaceri terreni. Ecco, attenzione, in questo brano si capisce l'indecisione esistenziale, no, di Francesco Petrarca.
Dice, non amo più ciò che solevo amare, ma non dico il vero, l'amo ma meno. Non dico la verità, non dico la verità a me stesso. Cioè, non è vero che non l'amo più. L'amo magari di meno, ma l'amo ancora. E anche così mentisco. L'amo, ma con più vergogna e tristezza. Continua a mentire a se stesso, perché in realtà forse l'ama esattamente come l'amava prima. Forse con più vergogna e tristezza, cioè con più consapevolezza del proprio peccato, ma nello stesso modo di prima. Ecco che finalmente ho detto la verità, perché è proprio così. Amo ciò che vorrei non amare, anzi che vorrei odiare. Amo, qui c'è quasi una reminiscenza dalle lettere di San Paolo. Amo, ma di malanimo, costretto, addolorato, triste e piangente. Ecco quindi il contrasto interiore che ha Petrarca, che non aveva assolutamente Dante. Cioè Dante poteva soffrire per le condizioni esterne, per l'ambiente, per l'esilio, eccetera, cui era costretto, ma interiormente era fermo e sicuro e libero. Invece Petrarca, come vedete, è sempre un po' tentennante, altalenante. Questa ossessiva dinamica di attrazione e fuga rispetto ai piaceri e ai beni terreni costituisce il centro del discorso amoroso petrarchesco. Quando parla di Laura, insomma, è così. Attenzione però, non ci sono solamente le poesie d'amore, ricordatevi, ci sono anche le poesie, dicevamo, contro la curia avignonese, caratterizzata dalla corruzione del papato. Ecco, ad esempio, le poesie numero 136, 137 e 138 del Canzoniere sono dedicate a questo. Oppure ci sono delle poesie contro le lotte intestine fra le città italiane o fra le nazioni, per l'ideale della pace e dell'unificazione nazionale. Quindi non solo Italia mia, ma anche altre poesie in cui lui dice cosa continuate, insomma, a combattere fra di voi, signori d'Italia, o anche signori d'Europa. La perdita della donna amata. La morte di Laura, dicevamo che fa sorgere una riflessione morale e spirituale, in cui lui riconosce che l'amore passionale, esagerato, che ha avuto per Laura, è un peccato che l'ha traviato, che l'ha condotto lontano dalla giusta via. E allora si indirizza verso una conversione della sua anima. La morte di Laura è lo strumento attraverso il quale raggiungere questa conversione. E allora, in queste ultime poesie, Morte di Laura, abbiamo anche dei tratti angelici e stilnovistici. Qua potremmo dire, quindi, che lui ha cercato di superare lo stilnovismo. La donna non è angelo. La donna è una donna reale, che invecchia, che muore, la sua bellezza sfiorisce. La donna è un ostacolo al raggiungimento della pace spirituale, invece che un tramite per la beatitudine. Eppure ci sono delle poesie nell'ultima parte, quindi nel rime in morte, che hanno dei tratti esplicitamente angelici e stilnovistici. Insomma, come dirà anche nel Secretum, lui è incapace di rinunciare a questo amore, l'amore per Laura, anche l'amore per la gloria, anche se ne coglie la peccaminosità, non è capace di rinunciare a questo. Altre tematiche presenti nel Canzoniere di Petrarca sono quelle della caducità delle passioni terrene, no, il tempo fugge, la morte è percepita in modo problematico, non come un sereno approdo. C'è il conflitto fra la ragione, la religione e il sogno che la vita con i suoi affetti si prolunghi oltre la morte, l'ansia di assoluto e la terrestrità. Ma adesso parliamo dell'autore e i suoi lettori. Quando scrive il Canzoniere, comunque, lui parla di una sua esperienza, ma questa esperienza viene trasfigurata. Petrarca e Laura nel Canzoniere sono Petrarca e Laura trasfigurati, quindi la propria esperienza reale viene sottoposta a un processo di sublimazione o di purificazione, in maniera tale che questa parabola raccontata nell'opera non sia più solamente la storia personale, ma una storia di ogni uomo che vuole maturare e diventare più saggio. Quindi, Petrarca scrive per se stesso, come primo destinatario dell'opera, per scorgere il significato nascosto della propria esistenza. Poi scrive per i contemporanei, per invitarli a meditare sul senso dell'esistenza umana, ma scrive anche per noi posteri, consegnando a noi quindi un modello di vita, un esempio di trasformazione morale
e di perfezionamento interiore. Parliamo adesso delle scelte linguistiche. Io spero che voi ricordiate il plurilinguismo dantesco. Qui dobbiamo dire che siamo agli antipodi, nel senso che mentre Dante era un ricercatore da un punto di vista linguistico, quindi ricercava in direzioni certe volte anche opposte fra di loro, Petrarca sceglie uno stile, sceglie una lingua, sceglie un lessico e poi lo segue per tutta quanta la sua vita. La scelta linguistica quindi è molto precisa. Il linguaggio si fa facile, piacevole, duraturo, essenziale, c'è una naturalezza sapientemente costruita, un uso calibrato degli artifici retorici, quindi non un'inflazione di figure retoriche, ma solo alcune, poche, no? Una regolarità metrico-sintattica, è lineare, il lessico è filtrato, dicevamo, e quindi alla complessità dei significati. Vi ricordate, prima abbiamo parlato di inquietudine, abbiamo parlato di addirittura di Petrarca che mente a se stesso. Invece a questa complessità corrisponde sul piano stilistico una linearità, un equilibrio. La lingua di Petrarca è diventata la lingua della poesia italiana, in modo particolare, ma non solo. Nel senso che, pensate ai sonetti di Shakespeare, anche la letteratura europea è stata molto influenzata dalla poesia petrarchesca. Comunque, nella lingua italiana, insomma, nella letteratura italiana, lui è diventato un modello di poesia, fino ai sonetti di Ugo Foscolo almeno, ma pensate anche al canzoniere di Umberto Saba, che è uno scrittore, insomma, contemporaneo, si è sentito il suo influsso. Mentre Dante era plurilinguista, invece Petrarca c'è l'unilinguismo petrarchesco, l'affinamento di un repertorio stilistico ridotto, elegante, compatto. Questo è l'unilinguismo, il vocabolario è circoscritto, lessico selezionato, filtrato. Sceglie delle parole, poi ritornano sempre queste, a differenza di Dante che fa dei neologismi, che certe volte inserisce dei dialettismi, dei latinismi, eccetera. Invece Petrarca ritorna sempre, pur con delle variazioni ovviamente, sullo stesso lessico, lo stesso repertorio. Ecco, importanti sono le ripetizioni e le opposizioni come figure retoriche forse prevalenti nella poesia di Petrarca. Esempio, pace non trovano, no, da far guerra. Quindi antitesi sono molto presenti. Petrarca, a partire dal XV secolo e dal XVI in poi, è stato giudicato l'autore classico per eccellenza della letteratura italiana. Le soluzioni metriche. Le forme metriche adoperate da Petrarca sono 5. Il sonetto, che è quello prevalente, la maggior parte delle poesie del canzoniere sono dei sonetti. La canzone, utilizzata per i componimenti di più ampio respiro, magari anche politico, come Italia mia, Spirito gentil, ma non solo, anche di carattere amoroso. La sestina, il madrigale e la ballata. Usa delle forme quindi popolari. Ad esempio, madrigali, ballate, eccetera, sono forme popolari. Mentre madrigali e ballate sono popolari, hanno un'origine, anche la canzone, insomma, ha un'origine musicale, no? Ovviamente. Invece la sestina è un componimento un po' più raffinato, letterario, e lì scrive delle sestine perché vuole un po' sfidare Arnaud Daniel e Dante Alighieri, che erano stati autori di sestine. Le canzoni si caratterizzano per saldezza, regolarità, anche se nelle canzoni certe volte ci sono quegli artifici arcaizzanti che invece non troviamo nei sonetti. Ecco, i sonetti hanno un primato assoluto. Delle 366 poesie del canzoniere, 317 sono sonetti. Probabilmente questo è il metro più usato, anche perché è più congeniale
all'andamento frammentato del discorso petrarchesco. Se altri autori, proviamo a pensare a Guinizelli, ma anche lo stesso Dante, certe volte portano avanti dei discorsi poetici elaborati e coerenti, poemi, Dante scrive poema, invece dicevamo che Petrarca procede per frammenti, nuge, nugelle, rerum vulgarium fragmenta, questi sono anche i titoli che ha dato alle sue poesie, che devono essere quindi di breve durata, occasionali, livello più lirico che non tragico o epico. Non c'è tragicità di stile, non c'è lo stile elevato tragico, no? Nel canzoniere di Petrarca. Le fonti e i modelli. Allora, le prime fonti sono ovviamente quelle della poesia italiana. Lo stesso Dante, lui dice che vuole superare Dante, no? ma è un punto di riferimento Dante. Dante Arnaud Danielli, abbiamo appena citati per le Sestine, ma anche Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia in modo particolare. Cino da Pistoia è stato un poeta che ha fatto un po' come da tramite fra la poesia stilnovista e quella di Petrarca. Però i punti di riferimento per Petrarca sono anche i classici. I più amati da lui erano Orazio, Properzio, Tibullo, Ovidio, quindi con i toni melanconici, ad esempio, delle loro elegie. Scrive Marco Sant'Agata: Petrarca è il primo lirico romanzo che guardi alla tradizione nella sua interezza. È vero che egli la rimpasta sino a renderla irriconoscibile, ma resta il fatto che il suo linguaggio parte da lontano, ingloba tutte le stratificazioni succedutesi dai tempi della lirica di Provenza. Attenzione però, nel canzoniere ci sono anche come fonti testi religiosi, come i testi dei padri della Chiesa, abbiamo detto soprattutto Agostino, immagini, citazioni, scelte lessicali prese addirittura dalla Bibbia. È particolare, dicevamo, il rapporto con Dante, no? Nel senso che lui si mostra distaccato nei confronti di Dante, no? Anche perché in un certo senso probabilmente riconosce che può essere l'unico a competere con lui per grandezza poetica. Malgrado ciò ci sono parecchi echi danteschi nelle poesie di Petrarca. Tra tutti gli echi del quinto dell'inferno, il canto di Paolo e Francesca, quello che abbiamo appena letto, parafrasato e commentato nell'ora precedente. Comunque, il canzoniere alle origini della poesia moderna, il fascino e l'ambiguità dell'opera di Petrarca rimane immutato ancora per i lettori di noi oggi. È straordinario, cioè, scoprire che queste poesie, che sono state scritte 700 anni fa, ancora le sentiamo nostre. La lingua in cui le ha scritte, lui ormai, la lingua italiana si è quasi creata, no, sul modello di Petrarca. Abbiamo detto che in campo letterario è stato un modello riconosciuto da tutti, e quindi è come leggere davvero testi scritti da noi contemporanei. Il canzoniere è l'opera che nella storia della letteratura italiana e europea, nella coscienza della cultura occidentale, definisce il modello assoluto e perfetto della poesia lirica, nei temi, nelle forme, nei contenuti e nello stile. In quest'opera infatti viene inventata e definita la nuova poesia che, rinata dopo la fine dell'età classica, nei suoi caratteri dominanti rimane fino al Novecento come Petrarca l'ha voluta, amorosa, autobiografica e introspettiva. Di fronte al canzoniere sono rimasti incantati i lettori di ogni epoca. Taluni lo hanno inteso come una raccolta di storie frammentarie, di poesie isolate e autonome, che esprimono contenuti diversi, fra loro inconciliabili, dell'animo umano. Altri invece hanno scorto l'ordine e la sistematicità dei rapporti che legano i singoli testi, come momenti fra loro complementari e successivi, non antitetici o alternativi. Entrambe le prospettive sono legittime e da ciò derivano il fascino e l'ambiguità dell'opera, sospesa tra unità e frantumazione, tra tensione all'ordine e apparente casualità. Questi sono proprio i caratteri. Ecco, stiamo un po' sulla scorta di quello che hanno scritto i curatori della nostra antologia, traendo un po' le somme della grandezza, dell'originalità del canzoniere, che deriva anche da questo. Da tutti questi elementi che appaiono contrastanti, l'unità nella frammentarietà, questo lo vedremo anche nella opera del suo grande amico, cioè Boccaccio, no?
altri aspetti fondamentali, la fisicità della donna, sublimata e mai smaterializzata, la prospettiva spaziale, lo spazio della vita colto soggettivamente, la prospettiva temporale. Entrambe le prospettive, sia quella della frammentarietà sia quella dell'ordine, sono legittime e da ciò derivano il fascino e l'ambiguità dell'opera sospesa tra unità e frantumazione, fra tensione all'ordine e apparente casualità. Questa divisione in due parti appartiene alla psicologia dell'autore. Per un verso, come aspira a ordinare i testi nella raccolta, così Petrarca vorrebbe disciplinare i sentimenti, le passioni, gli ideali della sua vita interiore. D'altronde, come ogni poesia rivendica la sua autonomia, così si avverte che nella psiche umana ogni sentimento, passione o ideale tende a porsi come assoluto, escludendo e cancellando gli altri. Nel canzoniere si riflette dunque la natura sfuggente e inafferrabile della personalità di ogni uomo. Noi siamo esseri complessi. E ci piace il canzoniere di Petrarca perché riesce a rendere questa complessità, che è difficile poi riportare ad unità. Nel canzoniere si riflette questa natura. Nelle sue poesie Petrarca esprime situazioni emotive e psicologiche che appartengono, oltre che alla propria epoca storica, all'esperienza vitale di ogni individuo. Da questo è derivato il successo dell'opera. I lettori hanno trovato, illuminati in questo libro, i contenuti della propria coscienza. I poeti hanno trovato nel canzoniere le parole, i temi, i simboli utili per parlare di sé e dei propri sentimenti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.